Siamo qui con il professor Ascani, presidente FIX. Buongiorno professore. Sport e Movies in TV è arrivata l'edizione 2014. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità sono quelle di allargare sempre di più il raggio di azione attraverso la partecipazione internazionale elevatissima, perché la selezione avviene su 113 paesi e poiché non si fa soltanto proiezioni, ma ci sono anche dei momenti di dibattiti, workshop, delle mostre. Abbiamo una mostra per esempio su Ayrton Senna, oppure un'altra sull'emancipazione della donna nella storia dei giochi olimpici, oppure abbiamo dei momenti di incontro per i giovani e per i meno giovani. Tra tutte le attività, quale la inorgoglisce di più e perché? Tutte le attività, come si dice, per la mamma l'ultimo nato è sempre il più caro. Io, avendo 55 discipline sportive presenti a questo festival, mi diventa difficile. Se dovessi fare una valutazione, direi che mi commuove rivedere il film di Roma 60 di Romolo Marcellini, restaurato in 4K, e presentarlo per la prima volta, così come per la prima volta in anteprima mondiale presentiamo il film sui giochi paralimpici di Sochi 2014. Uno sguardo al passato con Zeffirelli e uno al presente con Lodovichetti. Quale futuro per la cinematografia sportiva italiana? Ma se noi guardiamo lo sviluppo che ha avuto la cinematografia italiana nell'ultimo decennio, guardiamo con delle rosee prospettive. Se pensiamo che questa selezione è avvenuta su 956 prodotti video di tutto il mondo, però dobbiamo tener conto che c'è un versante nuovo, che è il versante televisivo. Il prodotto cinematografico viene utilizzato come documentario e viene utilizzato nei canali sportivi televisivi di tutto il mondo, che sono 1172. Quest'anno Sport Small è media partner ufficiale di Sport Movies in TV. Cosa ne pensa di questo progetto? Ma noi siamo entusiasti di questo progetto perché noi ci rendiamo conto che noi parlavamo di cinema. Prima nasce il cinema e nasce insieme i giochi olimpici nel 1984, poi arriva la televisione negli anni 60 con i primi giochi olimpici di Roma 60, poi arriva il new media e arriva un discorso con il quale noi dobbiamo cavalcare, rincorrere e soprattutto sviluppare. Oggi il futuro è solo quello, in futuro scompariranno una serie di cose perché ognuno di noi sarà un produttore di immagini. Grazie al professor Ascani.